buonasera da Ferdinando Vicini, dal Mirko Aghetoni di Fabriano, dove stiamo per trasmettervi la cronaca di questa importante gara valevole per il secondo turno di ritorno del campionato di eccellenza Marche fra Sassoferrato Genga ed Anconitana. Mansur entra in area sulla sinistra, su il cross, il colpo di testa di De Gastizabal, prima occasionissima dell'Anconitana al minuto 3. Subito Anconitana vicino al vantaggio, ancora Mansur, il tiro di Mansur, ancora la prudenza di Spidoni, palla rimessa indietro, Magnanelli, si salva Brunelli che va a murare il tiro di Magnanelli. Anconitana e Sassoferrato Genga ancora sullo 0-0, ora è Corazzi che deve liberarsi dell'attacco di Gastizabal e lo fa buttando la palla in fallo laterale. Spitoni gli aveva appoggiato il pallone ma è stato subito pressato Corazzi e non è riuscito a far altro che mettere la palla in fallo laterale. Il cross di Magnanelli, Liccardi, il colpo di testa di Liccardi e ancora l'intervento di Spitoni che si salva Visciano. Bartolini riceve palla, entra in area il numero 3 biancorosso, palla nel mezzo, ancora Spitoni sul tiro cross di Bartolini e c'è il solito Bellucci pronto a battere. L'arbitro fischia, si può riprendere, pallone a centro area verso Pier Mattei e attenzione perché Pier Domenico si lascia sfilare il pallone a Pier Mattei e Santa Maria Nova che si abbassano. Bartolini, il tentativo di sombrero di Bartolini, poi il palo di Bartolini, arriva Visciano e il gol di Visciano di collo sinistro, un bellissimo gol di Visciano, minuto 28. Il signor Salvatore di Macerata decide che per il primo tempo può bastare così. C'è questo calcio d'angolo per l'Anconitana, il quarto, trombetta, palla che va direttamente in porta, Spitoni si salva di pugno, Ambrosini non è entrato a far parte dell'undici titolare perché non sta benissimo, non è nelle migliori condizioni, come abbiamo detto, quindi Ambrosini in panchina, ma adesso dall'inizio in panchina, ma adesso Marino sembra pronto a metterlo in campo. Attenzione al cross di Liccardi, il colpo di testa di Mansur, palla però che termina lontano dai pali della porta difesa da Spitoni. Trombetta, lungo lancio di trombetta verso Mansur, bello il controllo di tacco di Mansur, palla nel mezzo, non arriva Liccardi, in velocità, duello in velocità con Ruiu, va Mansur, fermato dal numero 2 ma rimane in possesso palla, il numero 10 dell'Anconitana, va al cross, effettua adesso il cross, il colpo di testa di Gaggiotti, attenzione a Magnanelli in area, palla messa nel mezzo, Fiore, il tiro di Fiore, palla salvata da Spitoni, si salva rocambolescamente il Sassoferrato. Basualdo rallenta le operazioni, poi sceglie Bartolini che serve Liccardi, Liccardi evita Spitoni, poi la mette in mezzo, il colpo di testa di Giambuzzi e palla che termina di poco oltre la traversa. Bartolini, break di Bartolini, palla per Liccardi, viaggia Bartolini, viene servito da Liccardi, il numero 3 dell'Anconitana arriva sul fondo, la mette in mezzo, attenzione Mansur non controlla, buona occasione. E adesso arriva il fischio finale del signor Salvatori di Macerata,